Allora, buonasera a tutti, carissimi telespettatori di VRG, ben ritrovati qui sul nostro canale e come sempre al commento ci sono io e al mio fianco c'è Brian e quindi saluto Brian. Saluto te, buonasera. Bene, signori, siamo alla conclusione di questo campionato e questo è il 15° e ultimo appuntamento di calendario e non c'è posto migliore per svolgerlo se non il circuito dell'autodromo José Carlos Pace nei pressi di Interlagos in Brasile. Siamo appunto collegati qui in diretta dal circuito dove si stanno svolgendo ancora le prove libere. Fra poco si passerà alla sessione di qualifiche, quindi avremo l'ultima lotta per l'ultima pole position assegnabile. Vediamo se si farà vivo qualche volto nuovo oppure se rivedremo la solita comparsa di Ferraina o di qualche outsider della top 10. Tra l'altro i piloti non sono tantissimi, quindi si sta ancora aspettando l'arrivo di alcuni di loro e appunto siamo in attesa anche noi di vivere questo emozionante Gran Premio. Perciò dalla chat arrivano i primi pronostici. Abbiamo Dome che dà come vincitore Bosi e garantito al limone, sottolinea. E anche pole giro veloce, quindi hat-trick per Bosi, dichiara Dome. Vediamo se avrà ragione, perché Bosi è attualmente secondo e quindi Matrix 75 ancora una volta sugli scudi con il miglior tempo di questa sessione, fa il record in tutti e tre i settori e il tempo di 1:10.558 che è suo lo porta in testa davanti a tutti. Vediamo se ci sarà una risposta da parte del duo Lotus o da parte di Gabriele Bosi. Assolutamente, tra l'altro Bosi è stato in testa alla graduatoria fino a poco fa, infatti il tempo di Matrix è stato fatto proprio qualche minuto fa. Intanto è uscito dal server Kimi, quindi ci sarà un attimo da aspettare ancora. Stiamo aspettando Mario, Tonic, Claudio, qualche problema con ACV, che lo ricordiamo è l'anti-cheat. Poi c'è un altro assente del quale adesso mi sfugge il nome, però dovrebbero esserci 16 piloti, quindi ce ne abbiamo 11, quindi ne mancano 5. Sì. Come sempre impeccabile Brian, sempre sul pezzo, non ti sfugge nulla. Clio V, l'altro assente, ecco, mi sono ricordato che tra l'altro l'avevo visto prima su TeamSpeak, ma in questo momento non lo vedo connesso al server e Claudio è ancora impegnato nella risoluzione dei suoi problemi. E arriva Mario, sì. E rientra Kimi, sì. Siamo a 13, adesso vediamo, comunque arriviamo a questo appuntamento e vediamo che come tempi, almeno nelle libere, sono tutti abbastanza vicini, primi, fino ad Dario che è il settimo, ci sono 5 decimi, quindi anche essendo anche questa una pista corta, se la giocano secondo me sul filo dei millesimi la pole position. E nei tempi di server avevo visto ben posizionato e ben preparato a Alex, che infatti 1:10.8 ha ripetuto più o meno lo stesso best, mentre non c'erano tempi registrati per i vari Matrix eccetera, che sono arrivati proprio adesso a piazzare questo 1:10.558 e vi andando piedi tutto rispetto, anzi ottimi tempi sicuramente con macchina scarica, quindi sono tutti gli ingredienti per comunque per vivere un'ultima gara molto interessante e combattuta. È uscito di nuovo Kimi, non vorrei che avesse problemi seri a questo punto, siamo già
in netto ritardo stasera, anche Mario è uscito di nuovo. Siamo punto a capo come 2 minuti fa. Per una volta che per una volta che la regia non ha problemi, ci sono problemi con alcuni piloti. Qualcuno ha avuto anche da ridire con il tool anti-cheat a causa dell'antivirus che gli ha cancellato l'eseguibile di questo strumento, quindi si è trovato, diciamo, lasciato a piedi e ha dovuto invocare l'aiuto in maniera estemporanea della direzione gara, che sta fornendo suggerimenti e aiuti per risolvere questi problemi. Siamo on board con Gabriele Bosi, che per ora sta continuando a girare. C'è Paolo Ferraina che ha segnato un settore viola al primo intermedio e quindi credo che sia anche lui un probabile candidato, anzi tolgo il probabile perché dopo la prestazione negativa del Gran Premio d'India sicuramente mi aspetto di rivederlo davanti, ma posso dire che ci sarà più di un pilota a dargli filo da torcere. Gabriele Bosi con questo tempo lo ribadisce a soltanto 30 millesimi dal miglior tempo di Matrix e sta continuando a girare, perciò io mi aspetto grandi cose da questa gara. D'altra parte il circuito è un circuito vecchia scuola, come lo hai giustamente descritto nel commento del giro on board, Brian, ed è un circuito dove non è facilissimo superare, però il sorpasso può essere portato praticamente in qualsiasi curva perché il disegno dei cordoli nonché le contropendenze dell'asfalto danno sempre qualche insidia e il sottosterzo è sempre dietro l'angolo. Si potrebbe aprire un pertugio dove un pilota può provare a buttarsi per fare un sorpasso, quindi assolutamente, ecco. Sì, soprattutto nei tornanti del settore centrale c'è spazio per all'interno per cercare un sorpasso, chiaramente se si è abbastanza vicini, mentre altri due punti favorevoli sono sicuramente la staccata della Decida du Lago, quella in fondo alla retta opposta, che è una staccata abbastanza importante, poi chiaramente la prima curva, che su questo tracciato è molto particolare in quanto si arriva in velocità e si frena, mentre si curva si è in pendenza, come sottolineavi tu, quindi c'è del sottosterzo, la macchina tende a scivolare all'esterno, quindi qui se si commette un errore di pochi metri di staccata la macchina scivola verso l'esterno e un varco si può trovare. E non intanto è arrivato Clio V6. Sì, è entrato Clio V6 e siamo sempre però in attesa di Mario, Tonic e di Claudio, speriamo che ce la facciano. Dicevo, pista dove tra l'altro l'errore è arrivato Mario adesso, e l'errore non è difficile compierlo, anche perché in particolare in uscita dalla Junsao, lo vedremo anche secondo me in gara o in qualifica con diversi errori, il terreno è proprio sconnesso, scende velocemente, c'è proprio una discesa del terreno appena oltre il cordolo, quindi se si tocca proprio la terra con la ruota esterna la macchina diventa praticamente incontrollabile, si finisce nel prato senza appello. È arrivato anche Claudio nel frattempo è arrivato in chat un nuovo visitatore o visitatrice, Eliswin, che tifa per Paolo che ancora non si è fatto vedere, ma secondo me c'ha il colpo in canna e non vuole sprecarlo, insomma, per illudere tra virgolette qualcuno. Secondo me non vorrà perdere l'occasione per fare siglare l'ultima pole stagionale e stabilire, credo, il record assoluto di pole position in questa categoria, che è la categoria Advanced, anche se ricordiamo questa categoria nel campionato F1 di WRG ha preso il via soltanto a partire dallo scorso anno, quindi ancora le statistiche hanno pochi numeri da distribuire. Da mostrare di questi numeri Paolo Ferraina ne ha fatto suoi parecchi, soprattutto quest'anno
10 pole, 5 vittorie, 5 giri veloci quest'anno, primo in tutte e tre le statistiche. Quella delle pole assolutamente incontrastato. Non c'è stata partita, ne ha fatte 10 su 14, quindi. E poi c'è quella di stasera, l'ultima da segnare. Due le ha fatte Matrix, una Bosi, una Tonic. 5 vittorie, 3 per Matrix, 2 per Bosie, 1 per Kimi, Tonic, Alex e Zed. 5 giri veloci, 3 per Bosie, 3 per Tonic e 1 a testa per Matrix, Alex e Dario. Quindi diciamo che è primo in classifica e non è lì per caso. Sì, ma ormai a campionato chiuso per la questione vincitore, rimandiamo invece all'esito di questa gara la questione per il terzo posto, per chi otterrà la medaglia di bronzo, perché mi sembra che Matrix 75, salvo stravolgimenti o imprevisti assurdi di questa gara, è destinato a conservare la sua attuale seconda piazza. O motori che scoppiano, ecco. Ecco, ecco la Che gli è gufata, capitato signori. Carta e diverse penna, volte. scriviamo tutto. Prendiamo nota di queste gufate clamorose che io posso Bene, intanto soltanto stiamo andando. ricordare l'occasione di Spa. E sappiamo Esatto, tutti sempre un po' com'è lui, andata per poverino. il povero Matrix. Dietro le parole proprio Vediamo, eh. del qui presente Brian, va bene, scherzi a parte, Esatto. ma abbiamo molti concorrenti per il gufo d'oro questa sera e ci sarà il premio simbolico al miglior gufatore delle ultime gare. Questo premio, tra virgolette, che abbiamo stabilito a partire dalla seconda metà di campionato, riscuote parecchio successo. Tanto si gira in pista Pro Serpio. Sì, tanto stiamo andando per andare in qualifica, credo, perché Sì, allora meglio che dovremmo, perché confermo. Tonic non c'è, Tonic non ci sarà stasera, quindi i piloti partecipanti alla gara scendono a 15 con quindi l'assenza aggiunta di Tonic, che quindi va a ampliare il parco assenti, che conta Zullio, Girolentino, Fernando, Giant e Feserbox. Oltre ai tre posti, tre sedili già liberi, lasciati liberi durante la stagione da Rossano Peschiera, Lucky One e Dani. Quindi scendiamo quindi a 15 piloti, e senza di Tonic è un'opportunità per Alex e Zed di agguantare il suo sesto posto, perché Tonic rimarrà presumo a 120, Alex è a 116 e Zed a 114, quindi anche loro possono arrivare al sesto posto del campionato di quest'anno. Tonic, che nella seconda parte della stagione ha dato l'impressione di averci un po' mollato, col campionato, insomma. Tanto siamo andati in qualifica, quindi Sì. ultime qualifiche del campionato che cominciano. Vediamo un po' chi sarà il primo a scendere in pista per Io queste non ultime vedo qualifiche. movimento per ora. No, tra Anzi, l'altro, essendo una pista corta. Dario è il primo che esce. Sì, Semaforo esatto, verde, seguito inizia da la Bernacchi. qualifica. E essendo una pista corta, qui c'è anche la possibilità di attendere un po' di più fra un tentativo e l'altro, al contrario di quanto accade ad esempio a Spa, che è una pista molto lunga. E lì ricordo che ci furono alcuni piloti che non riuscirono a completare i loro tentativi perché il tempo a disposizione era troppo poco. Ricordiamo ancora una volta 20 minuti di tempo per far segnare, e 12 giri a disposizione per far segnare il proprio giro cronometrato migliore. Tanto quindi Dario scende in pista per primo ed è nella parte centrale, quella dei tre tornantini. Ora si avvicina al picco del Pato e va a lanciarsi. Dietro di lui Vernaccia, che lo segue abbastanza da vicino, forse cerca di andare un pochino a rimorchio, dato che Dario l'ho visto molto veloce nelle prove, quindi
le qualità ce le ha per ottenere un buon risultato. Si lanciano sul traguardo per il primo giro cronometrato. Arriva alla prima curva, staccata un po' complicata come abbiamo detto, perché in discesa la fa in maniera pulita. S di Senna aggredisce molto il cordolo e si lancia la curva do Sol per arrivare sulla retta opposta. Altra frenata importante. Arriva lungo. Sì, è arrivato un po' lungo, ha bloccato anche l'anteriore sinistra. Allora la ferratura, questa è una curva complicata perché con due punti di corda e la macchina tende anche a, con molta benzina, tende a scivolare all'esterno. Qui è, sì, mi è sembrato andare un po' bene, però un po' largo al Pinerigno. Codepato molto bene, un po' stretto, ora Verguglio. Vediamo come fa laggiù Sao. Leggermente scomposto in entrata, poi recuperato bene, si lancia l'archibancadas. Qui, come tutti sanno, ci abita la nonna di Barrichello. Dalla ormai è diventata il classico di questo circuito. 1:11 esatto. 693 è il secondo battuto tempo da battuto da Vernaccia. 1:11 643 arriva Matrix, che inizia che adesso il suo giro veloce. 306 in fondo al dritto, quindi scarico di Zed, anche Alex Zed chiude adesso 1:17:85, Simone 1:11:02 si porta al secondo posto, sta per chiudere il giro anche Alex. Matrix intanto record nel primo settore, vediamo sta Alex spingendo. Traguardo 1:11:02, no, ha perso nel settore 3. Davide Proserpio intanto si è inserito sesto e Bosi è soltanto settimo, deve aver commesso qualche errore perché nel primo settore, perché ha fatto un primo settore molto lento. Invece sta spingendo bene Matrix. Matrix 75. Ed è sotto anche al secondo settore, addirittura un secondo e uno sotto il tempo di riferimento, quindi è pronto un gran tempo. Ragazzi, intanto 1:10:02 di Paolo Ferraina, eccolo lì che si stava nascondendo. Abbiamo detto 1:10:02. E Matrix è quarto. Strano, ha perso qualcosa. 1:10:08. Beh, ha fatto un giro più o meno ai livelli di quelli che avevamo visto nelle prove, però Paolo ha piazzato un 1:10:02 che non so in quanti riusciranno ad attaccare. Hai ragione te, si stava nascondendo il buon Ferraina. Abbiamo Zed al secondo posto, poi Dario. Occhio, al Clio terzo che disturba leggermente Claudio, scusami Brian, in diretta abbiamo visto che Clio con qualche incertezza ha un po' disturbato il giro di Claudio Giambertone, che comunque era semplicemente nel giro di lancio. Parte adesso il giro cronometrato di Giambertone, che in questo momento siede nell'ultima piazza senza nessun crono all'attivo. Va a tagliare in maniera aggressiva l'S di Senna sul cordolo interno. Occhio a prendere le misure di quel cordolo perché è molto scivoloso. È in ritardo al primo settore, paga 259 millesimi sulla migliore prestazione, che al momento è di Paolo Ferraina. Quindi lo stiamo ancora seguendo, non più on board dalla telecamera esterna del circuito. Curva 9 che affronta in maniera abbastanza pulita, poi esce bene. Arriva la Bico De Pato con un bloccaggio, però non sembra averne risentito. Vediamo cosa riesce a fare. Nel secondo settore aumenta il ritardo, ma non in maniera considerevole, quindi può ambire ad entrare nei primi 8 se fa un buon terzo settore. Se non mi inganna, dodicesimo. Era l'Arico che era nono. Tanto la grafica, sì,
Allora, Matrix intanto si è migliorato, 10.589 ed è balzato al secondo posto. Paolo Ferreira si era appena lanciato per il suo secondo giro cronometrato, ma ha commesso un errore proprio alla prima curva, alla S di Senna, quindi ha abortito il giro e ora sta uscendo nuovamente per cercare di migliorarsi. Kimi, che esce anche lui adesso sesto, e ha 6 decimi di ritardo davanti a Bosi, che è settimo, che in questo momento è quello un po' più indietro, anche se effettivamente ha qualche partello un po' altino, forse può sicuramente migliorare nel primo settore, mi sembra molto alto. Entrambi i suoi tentativi nel primo settore, si sta lanciando ora per il suo giro. Vedo in difficoltà Terzo anche giro. Mario Fara, che ha fatto soltanto il tredicesimo tempo. Tra l'altro anche lui deve aver abortito qualche tentativo, perché aveva i suoi primi due giri senza un crono, quindi sicuramente qualche problema anche per lui. Quindi Prossimo vediamo un al po'. traguardo è Simone, intanto sta per tagliare la linea del traguardo ed è quinto, 1:11:005, paga 7 decimi e oltre. Bosi ha sbagliato ancora il primo settore, ha fatto 18,6, che è un tempo troppo alto per il primo settore. Per fare un motivo, un po' bisogna farmi uno 18,3, un 18,4, però un 18,6 è veramente molto alto, quindi è in ritardo anche rispetto al suo stesso miglior tempo di mezzo decimo. Quindi adesso vediamo se è riuscito a recuperare nel settore centrale. No, è sempre in ritardo, 36 e 4, sta girando peggio del suo migliore, quindi sicuramente questo giro non andrà a migliorare. Io intanto stavo Vedo. seguendo Matrix, che è lanciato, per ora è 36 millesimi di sopra al suo miglior tempo nel primo settore. Vediamo. Sì. Decimo di ritardo da Paolo, che nel primo settore fa 18.298, è un po' più lento, ma è quasi in linea con il suo tempo, quindi sta facendo un Sì, altro ma è ottimo anche al giro. secondo Adesso arriva settore in al ritardo. quarto con la scia di Mario Fara, che non si capisce bene cosa stia facendo, lo lascia passare all'ultimo, proprio non si sono capiti benissimo, forse. 10.397 si è peggiorato, anche se nell'ultimo settore ha rosicchiato qualcosa al suo tempo. Aia Mario Fara, che stava per perdere l'auto alla S di Senna, troppo cordolo all'interno e quindi la vettura che si è destabilizzata un po'. È anche lui alto nel primo settore, fa 18.908. Matrix si sta migliorando nel primo settore, Zed ha chiuso adesso il giro ma non si è migliorato, è girato molto alto. Matrix Eccolo qua. è ora un po' scomposto in uscita dalla tornante Pinerigno, bloccaggio in entrata alla Pico del Pato. Vediamo se è riuscito a migliorarsi nel settore centrale, anche se l'ho visto un pochino È scomposto sotto ora. rispetto alla sua miglior prestazione. Sì, è sotto, anche se è in ritardo di quasi 2 decimi da Paolo. Vediamo quanto riuscirà a migliorarsi, se riuscirà a migliorarsi dopo la Giunsao. Sul traguardo Matrix, 1:10.464, toglie un decimo circa dal suo tempo, ma resta secondo a 2 decimi dal Poleman. È ancora un tentativo, due Sì. tentativi. Uscita da due tentativi, esce ora Zed anche lui per la sua ultima tornata di tentativi. Esce anche Paolo, quindi mancano ancora 9 minuti, quasi 10, quindi siamo a metà qualifica e vediamo che i piloti hanno usato tantissimi dei loro giri. Penso che finiremo anzitempo Come la in India. qualifica, perché è come in India, esatto. Intanto Bosi direi che si è migliorato, 1:10.802, però è sempre molto lento. Tra l'altro ha fatto anche un giro in più, quindi gli resta credo un solo tentativo, adesso un solo giro buono. Ha fatto 1:10.802 ed è sesto davanti a Kimi. Buono Simone e Dario, anche qua rispettivamente quinto e quarto, con degli ottimi tempi. Alex ottavo, Alarico e Vernaccia nono e decimo con le due Marussia. Poi al momento Davide Proserpi undicesimo, Claudio Giambertone dodicesimo, Mario Fara tredicesimo,
Pier Ramone 14esimo, chiude Clio V a 15esimo con un tempo molto più alto rispetto a chi lo precede per il momento. E dicevo, Bosi gli è rimasto un solo tentativo, Ferraina si è lanciato ora per ultimi, come pure Zed che sto seguendo on board, come pure Zed che è appena dietro di lui. Matrix è ancora in box, quindi sta aspettando per effettuare la sua ultima uscita. In pista anche Dario che si sta lanciando, e in pista il primo, il terzo e il quarto della graduatoria impegnati nel giro. Paolo Ferraina al primo settore è sopra di 28 millesimi rispetto al suo giro, mentre anche Matrix Zed è sopra. Non Matrix, ma Zed è sopra di parecchio rispetto al suo tempo. Direi che è sopra di un, no, 36 millesimi. E il suo migliore è 18.419. Sì, 30 di 30 millesimi. Ho letto male io la riga, scusate. Sì, la grafica conferma 36 millesimi. Eccolo alla Giunzao. Ha recuperato leggermente a 18 millesimi dal suo tempo. E Zed è sopra ancora la riga rossa. Invece il traguardo finora ha perso molto nel settore, molto no, però ha perso un po' nel settore finale, un po' di più. Zed no, secondo attacco al tempo intanto per lui. Dario sul traguardo che si stava migliorando nel settore 2, quindi potrebbe andare a insidiare Zed, perché no, non ce la fa, non neanche la fa. Lui ha perso. No, ha perso molto nel settore finale e parcheggia. Rientra quindi i box. Dario chiude le qualifiche qui, mentre Zed e Paolo stanno concludendo il loro ultimo tentativo, ma sono entrambi più lenti del loro best. Ma Zed è sempre 36 millesimi più lento nel primo settore, quindi se fa un buon secondo settore ha ancora le carte in regola per migliorarsi, anche se la vedo bigia per il fatto di saltare il fratello. E intanto Paolo record nel settore centrale 36.125 e va ed è sotto di 56 millesimi sul suo tempo. Vediamo se riesce a migliorare la pole. No, ha perso qualcosa nell'ultimo settore, però ha fatto 1.10.294 che è, e Zed tempo, anche lui peggiora 1.10.696. Sì, la pista si evolve. Qualifiche finite per loro, c'è rimasto Matrix che è sotto in questo momento. È sotto, ma sì, ha rallentato vistosamente. Lambertone intanto è salito al decimo posto, ha migliorato la sua prestazione, ha chiuso qui le qualifiche. Vediamo Pix alla giunsa, ormai ha chiuso il giro, però ha fatto un errore nel settore centrale, come giustamente sottolineavi, quindi tiro che da buttare, dovrebbe averne un altro nel caso abbia abbastanza benzina per fare un altro tentativo. Bosi è sotto invece al secondo settore, può migliorarsi. Sì, a due decimi comunque da Paolo, vediamo, potrebbe andare a scavalcare Simone. No, resta sesto. Invece no, si è peggiorato nell'ultimo settore, quindi qualifica un po' complessa per Bosi, solo sesto. E dietro ci sono ancora Kimi ed Alex che hanno un tentativo. Alex si sta lanciando adesso per gli ultimi due tentativi e Kimi è ancora in box e anche lui ha ancora due tentativi, quindi mancano 5 minuti, hanno tutto il tempo per farlo. Esce anche Pierre, che esatto, bandiere gialle intanto, e anche lui due tentativi. Non ho visto la causa delle bandiere gialle. Matrix 75 è sotto nel secondo settore ed esce forte dalla Giunzao, sale verso la salita dei box e arriva ora all'archibancada. Se non taglia sulla linea bianca, rimane un po' largo e non riesce a migliorarsi, peggiora nel settore finale e così termina. Ha perso circa un decimo nel settore finale rispetto al suo best, quindi non avrebbe comunque ottenuto la pole position, avrebbe migliorato il tempo ma non la posizione.
nel caso avesse vedo una macchina ferma che mi sembra una Marussia in Esce pit Kim lane. intanto. Non capisco chi se deve essere Alarico. Cioè Alarico che è fermo in pit lane con. Ecco, no, è rientrato in box adesso. Esce Kimi a 3 minuti e 50 secondi dal termine delle qualifiche, quindi essendo la pista corta, come dicevamo, tutto il tempo per fare i suoi ultimi due tentativi. Alex intanto è già nel giro cronometrato, se lo vuoi seguire. Il primo giro è andato male, è un 11.658, quindi aveva commesso È in probabilmente uno ritardo anche qua. del settore centrale. Sì, 18.8 addirittura, credo che non era 4 decimi dal suo best, non penso che possa migliorare più a questo punto. Qualifiche complicate anche per Alex. Purtroppo Clio è uscito dal server, quindi era già ultimo, non gli cambia molto, però qualifiche tanto. Pierre dietro ad Alex, se lo vuoi seguire, anche lui è impegnato in un giro cronometrato, visto che il giro di Alex mi sembra ha recuperato bene nel settore 2, però ormai penso che sia in grado di migliorare. E adesso arriva sul traguardo Alex, 11.4, no, altissimo. Vediamo Pierre, invece, che Quattordicesimo, non non riesce a migliora. migliorarsi, no. Ha un altro tentativo che va a iniziare proprio adesso, quindi per cercare di migliorare la Kimi sua quarta invece è posizione. già iniziato il primo settore, è quasi in linea col suo precedente tempo, un po' in ritardo, 27 millesimi, ma su una pista corta capirete che 27 millesimi sono facilmente recuperabili o facilmente perdibili. Dipende Esatto, dal punto di dipende dalla vista. via, poi. Sì, che poi tra l'altro la pista ed è ancora sopra Kimi, quindi non si migliorerà, suppongo. Che poi tra l'altro, dicevo, la pista non è la più corta del mondiale, perché la più corta risulta essere quella del Gran Premio di Monaco, con i suoi 3,3 km. Invece la pista brasiliana credo che sia lunga 4,3 km. Attenzione a Pierre che si sta migliorando, eh. Magari riesce a schiodare, anche se è molto in ritardo da Mario, potrebbe andare ad attaccarlo e si Non migliora un abbastanza. 128, ma non abbastanza, esatto, rimane a un decimo di ritardo da Mario. No, come dicevi tu, giustamente quella di Monaco è più corta, però è molto più Come lenta, distanza, quindi. però come media su giro è più bassa, quindi se ne deduce che qui, avendo la media sul giro più alta, si va più forte. I tempi sul giro, diciamo, sono quelli più brevi o più veloci, in base a come preferite. Attenzione a Kimi che nel primo settore si è migliorato, 18.336, Peggiora nel 18.23. secondo, però. Eh sì, nel secondo ha girato decisamente più alto, ha perso un decimo, vediamo se riesce a riparare i danni, diciamo, nel secondo, nell'ultimo settore. No, No, niente da resta fare settimo. neanche qui. Non si sono migliorati in tanti, qui però abbiamo. Direi finito le qualifiche perché Clio, che era l'unico che Sì. aveva altri giri, si è disconnesso. Abbiamo finito le qualifiche. Vado un attimo con il riepilogo, così dopo passiamo alle considerazioni. Paolo Ferraina fa la sua undicesima pole stagionale, 1.10.276. Matrix 75 partirà accanto lui in prima fila con 1.10.464, quindi abbastanza vicino. Seconda fila per Z84 e Dario. Terza fila per Simone e Gabriele Bosi, quarta fila per Kimi 75 Alex, quinta fila per Alarico e Claudio Giambertone, sesta fila per Vernacce e Davide Proserpio, settima fila per Mario Fara e Pier Ramone, scatterà dalla ottava fila solo Soletto Clio Viss e rientrerà durante la sessione di warm-up. Di Paolo, avevi ragione tu, si è nascosto, direi molto bene, in settimana, diciamo, al momento. Giusto, ha piazzato, La diciamo, zampata. solo lui sa fare, ha piazzato la zampata. Sì, un esperto davvero di pole position, Paolo.
Beh, nulla da dire, infatti ha il record, non ci stupisce assolutamente la cosa. Era un po' sottotono in India a causa del poco allenamento, difatti la sua gara non ha registrato un risultato degno di nota, è arrivato soltanto nono, però oggi ha dimostrato di che pasta è fatto e ha dato di nuovo la paga a tutti, anche se Matrix è lì vicino, attenzione perché la qualifica è soltanto la prima parte della gara. La gara vera e propria, quella su cui, in cui conta di più il passo gara, può invece dare può rilevare delle nuove forze che al momento magari non sono ben chiare, anche se dubito che Paolo sia più lento di Matrix sul passo gara, però potrebbe dargli fastidio ed è una pista dove superare è difficile, anche se non impossibile. Tuttavia, trovarsi imbottigliati nel traffico può rovinare le strategie. E con una pista così corta è molto facile doversi districare in mezzo al traffico, o meglio, è molto facile caderci e molto difficile doversene districare, quindi occhio a come le strategie potranno variare a seconda dei casi. Non sappiamo poi con che mescola partiranno i vari piloti, anche se io sono portato a pensare la soft perché il degrado c'è ma non è elevatissimo. No, anche secondo me solo soft, comunque ne parleremo poi dopo in gara delle strategie. Tanto ho invitato i nostri cari amici della chat a fornire i loro pronostici ufficiali che andremo a leggere dopo nella fase finale del warm up prima della gara. Così abbiamo anche stasera da assegnare, lo ricordiamo, il gufo d'oro. Come dicevi te, è una pista che rimanere imbottigliati nel traffico fa perdere tanto, soprattutto nel settore centrale, anche se poi teoricamente ogni giro alla prima curva si dovrebbe poter superare abbastanza facilmente se sei più veloci, purché quello davanti non sia scarico. Non ho guardato bene le velocità di punta, non sono riuscito in queste qualifiche, Io ne ho però. rilevate un paio, sono tutte sotto i 310 da quel che ho visto, senza effetto scia, quindi comunque la pista non E è una comunque pista anche da alto carico, ma nemmeno da carico molto basso, ci vuole un giusto compromesso e tanto grip meccanico per affrontare questi curvoni con ampie pendenze, poi vediamo chi ha saputo bilanciare al meglio grip meccanico e grip aerodinamico in base alle scelte che ciascun pilota ha fatto per capire un po' come meglio padroneggiare questa pista che sembra semplice ma non lo è. Io intanto, visto che siamo in fase di warm up, direi di concederci giusto un attimo di pausa e di ritornare fra poco per seguire la gara, quindi restate collegati e aspettate qualche minuto per seguire insieme a noi la diretta della gara. Intanto sessione di warm up va avanti e noi ritorniamo con voi fra poco.